Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questa seconda parte della lezione riguardante il servizio idrico integrato, in cui ci occuperemo della seconda parte del viaggio dell'acqua, quello che va dagli scarichi alla raccolta nella rete fognaria, alla depurazione e alla riconsegna nell'ambiente attraverso il corpo idrico recettore. Iniziamo col dire subito che le fognature erano già presenti nelle civiltà del passato, non sono di certo una novità le fognature. Pensiamo agli antichi romani, la Cloaca Maxima, eccetera, eccetera. Invece la depurazione è un'operazione molto più recente, che come vedremo tra poco, ha inizio verso la fine del XIX secolo. Ma da pochi decenni, diciamo, la depurazione per come oggi noi la intendiamo. E per depurazione si intende quindi trattare i reflui civili e industriali di un'acqua in modo tale da renderla sufficientemente pulita per essere riconsegnata all'ambiente, secondo la legislazione vigente. E la legislazione vigente è costituita da una legislazione nazionale, in particolare il decreto legislativo 152 del 2006, che richiede che le acque scaricate abbiano determinate caratteristiche con dei valori di parametro e da normative regionali, diverse da regione a regione. Per esempio, quella ligure prevede la 4395, impone che la condotta di scarico sia lunga 1 km o sia posizionata alla profondità di 30 metri, mentre non è richiesta la disinfezione. Ovviamente disposizioni diverse saranno richieste per altre regioni dove non è presente il mare. Come dicevamo, i primi semplici sistemi di depurazione basati su procedimenti di tipo fisico, sedimentazione e biologico sono stati realizzati tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo e sono ancora oggi impiegati nelle piccole realtà che non sono direttamente collegate alla rete fognaria. Mi riferisco alle fosse settiche che funzionano unicamente per decantazione e sono apparse per la prima volta nel 1870. E sono costituite essenzialmente da un serbatoio di raccolta dei reflui della parte solida e una tubazione per l'emissione dell'effluente che può essere utilizzato in subirrigazione, diciamo. Invece la fossa IMOF che risale ai primi del Novecento è già un pochino più complicata e consente l'emissione di un effluente di migliore qualità perché è prevista anche una sedimentazione e una digestione anaerobica, quindi anaerobica vuol dire senza l'apporto di ossigeno, dei fanghi. Quindi l'effluente in uscita da una fossa IMOF o fossa biologica è di migliore qualità. Ripeto, questi sono dei semplici esempi di depuratori che vengono ancora oggi utilizzati là dove non c'è il collegamento diretto alla rete fognaria e al depuratore, quindi in piccolissime realtà periferiche. Invece, solo a partire dagli anni 70, quindi pochi, pochi decenni fa, il trattamento delle acque di scarico civili e industriali viene affrontato in Italia con la costruzione di depuratori a fanghi attivi nei centri urbani. Quindi i depuratori classici che oggi noi conosciamo e che intendiamo. Le linee di trattamento di un moderno depuratore sono molto diverse da quelle di cui abbiamo fatto cenno prima e sono molto più complesse. Esiste una linea acque, la qualità elevata delle acque depurate avviene attraverso molti passaggi. Non solo uno, una grigliatura dove viene trattenuta tutta la parte più grossolana, una dissabbiatura, una disoleatura, una sedimentazione primaria e secondaria. E quindi questo consente di ottenere un'acqua estremamente chiarificata, con una possibilità addirittura di riuso per irrigazione se alla fine di questa
filiera di trattamento acqua è presente un trattamento terziario di affinamento o un'ultrafiltrazione. Poi esiste una linea fanghi, cioè i fanghi che vengono separati dalle acque vengono sottoposti a una digestione, quindi a una depurazione, diciamo, biologica, che può essere anaerobica, quindi senza apporto di ossigeno, o aerobica, con apporto di ossigeno, a cui segue una disidratazione, quindi un prosciugamento di questi fanghi per diminuirne anche appunto la massa, e il trasporto e il riuso come concime. Nei depuratori chiusi, depuratori urbani chiusi come quelli che sono presenti nelle zone costiere, per esempio in Liguria, eccetera, esiste anche una linea aria perché nei depuratori urbani è previsto un ricircolo di più ricircoli ora di tutta l'aria che è presente all'interno, no, dei volumi d'aria che è presente all'interno del depuratore, e questa aria viene mandata all'esterno, ma prima di essere mandata all'esterno deve essere deodorizzata con varie tecniche a secco, quindi filtri con carbone attivo o granuli di allumina, o con scrubber, che sono delle specie di lavatrici che utilizzano dei chemicals per deodorizzare l'aria che esce, con una rimozione delle sostanze d'origine che può arrivare al 95%. Ma vediamo subito un paio di casi, diciamo di due depuratori molto esemplari. Uno è un depuratore urbano chiuso e mi riferisco all'impianto gestito da IREN di Genova Quinto. È un depuratore che ha avuto un revamping generale nel 2010 con l'introduzione delle membrane di ultrafiltrazione. Ultrafiltrazione vuol dire una capacità di filtrare a 0,1 micron, quindi l'acqua che è in uscita da queste membrane, il permeato che esce, è assolutamente di elevatissima qualità, chiarificato e privo anche di sostanze inquinanti, ed è stato uno dei primi in Italia, se non il primo, a utilizzare questa tecnologia, e siamo nel 2010. Il depuratore che serve una popolazione di 60.000 abitanti equivalenti e tratta i reflui da Genova Quinto a Pieve Ligure. Ecco, in queste immagini si può vedere anche l'utilizzo delle aree circostanti questo depuratore urbano chiuso, circostanti e soprastanti, perché ci sono delle aree giochi, eccetera, eccetera. Quindi un depuratore che è invisibile, invisibile perché è totalmente mascherato, ripeto, con degli utilizzi differenti da parte dei cittadini nelle parti soprastanti. Però, come vediamo per esempio in questa immagine, la vicinanza della strada e delle case rende molto importante il trattamento dell'aria espulsa dai camini. Ecco, in questo schema vengono riportati in maniera chiara tutti i trattamenti che prima abbiamo velocemente elencato, della linea acqua, quindi grigliatura, dissabbiatura, denitrificazione, ossidazione, nitrificazione e ultrafiltrazione, la linea fanghi con l'ispessimento, la digestione e la disidratazione, e la linea aria con la linea di deodorizzazione. Qui abbiamo qualche immagine dove si può vedere le fasi della grigliatura, quindi il trattenimento delle sostanze più grossolane, della dissabbiatura e della disoliatura, che sono inquinanti abbastanza semplici anche da rimuovere, perché la sabbia va sul fondo, quindi in queste vasche di dissabbiatura la sabbia viene raccolta sul fondo, e invece gli oli e i tensiattivi rimangono in superficie e quindi vengono raccolti sulla superficie. Poi vi è il ciclo biologico, appunto, di denitrificazione, ossidazione, nitrificazione. E in questa sezione, molto importante, si ottiene l'eliminazione o la riduzione dell'azoto, elemento indesiderabile perché causa eutrofizzazione dei corpi idrici insieme al fosforo. Quindi è molto importante ridurre la concentrazione dell'azoto. Dopodiché vi sono i sedimentatori secondari che
con l'aggiunta anche di sostanze coagulanti, fanno precipitare sul fondo ulteriormente le impurità presenti e l'acqua per decantazione, ripeto, può ulteriormente migliorare la sua qualità. Come dicevamo, nell'impianto di Quinto e in molti impianti moderni di recentissima costruzione, anziché il decantatore secondario, sono in uso le membrane di ultrafiltrazione che consentono, ripeto, una eccellente qualità dell'acqua in uscita. Ecco, in queste immagini vediamo alcune immagini della linea fanghi, quindi i fanghi che vengono disidratati con delle nastropresse e poi raccolti su cassone scarrabile. In alcuni impianti c'è solo il trattamento aerobico per la digestione, in altri dove ci sono gli spazi eccetera c'è il trattamento anaerobico con la produzione di biogas. E la produzione di biogas è molto molto importante perché i principali componenti di questo biogas sono il metano e l'anidride carbonica con tracce di impurezze dovute alla presenza di solfuri e altre sostanze odorigene. Ma il biogas può essere appunto filtrato, depurato ed è un ottimo combustibile, può essere stoccato e utilizzato come combustibile. E poi abbiamo detto nei depuratori chiusi esserci una linea aria. Qua vediamo in queste immagini diciamo qua i chemicals utilizzati per gli scrubber, dei filtri a secco per la filtrazione dell'aria e qui una ciminiera presente nel centro di Genova dove escono appunto in odori l'aria dall'impianto della Darsena in questo caso. Ecco, in quest'altra immagine vediamo la collocazione e le aree servite dai depuratori genovesi che sono ovviamente collocati tutti lungo la costa e a partire dal ponente si trovano a Voltri, a Pegli, a Sestri nella zona dell'aeroporto, in Valpolcevera, alla Darsena, a Punta Vagna, a Sturla e l'ultimo a Quinto. Ecco, e questo qua è tutto il territorio della città di Genova servito dai depuratori. E ora arriviamo a un altro grande impianto molto interessante che è l'impianto di Mancasale, gestito sempre da IREN a Reggio Emilia. E questo è un impianto molto diverso dal precedente, nel senso che è aperto e poi anche molto più grande, pur avendo, diciamo, la filiera di trattamento ovviamente rimane quella. È un impianto che è entrato in funzione nei primi anni 70. Già nel 2009 inizia una sperimentazione per individuare la migliore soluzione impiantistica per un trattamento terziario, cioè un trattamento di ulteriore affinamento della qualità depurata con lo scopo di riutilizzo. Nel 2015 entra in funzione il trattamento terziario ed è il primo depuratore in Emilia-Romagna che ha questo tipo di trattamento. Si tratta di una tecnologia d'avanguardia, questo trattamento terziario, perché utilizza, come vedremo fra poco, dei filtri a sabbia ed una ossidazione e disinfezione con UV e acqua ossigenata. Questo trattamento terziario consente di riutilizzare gran parte dell'acqua depurata nei mesi estivi, circa 5,5 milioni di metri cubi per irrigazione. Ecco, l'impianto di Mancasale in cifre vediamo circa 160.000 cittadini serviti, un tempo di trattamento totale all'interno dell'impianto di 24 ore, una superficie ricoperta di 300.000 metri quadri, quindi un impianto molto molto grande, 19 milioni di metri cubi hanno le acque reflue trattate e 5,5 milioni di metri cubi hanno le acque trattate e recuperate, come dicevamo, per la depurazione. Ecco, questo impianto è così particolare, così didattico, che in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, cioè il 22 marzo 2019, è stato inaugurato all'interno del depuratore, è stato inaugurato il PAD, Parco Acque Depurate, aperto alla cittadinanza con una mission educativa, dove coesistono attività lavorative e culturali.
Il padre è dotato di un percorso pedonale con 10 tappe, con una segnaletica informativa, dei totem con delle scritte in italiano, inglese e braille, attraverso la linea acqua, fanghi e gas. Pensate che in un anno il pad è stato visitato da oltre 2000 persone tra cittadini e studenti, e il progetto è stato dovuto da un'ideazione di Eduiren in collaborazione con il progetto di innovazione sociale Museum Reloaded. In questa immagine vediamo il percorso in 10 tappe attraverso il PAD, il Parco Acque Depurate, dove c'è l'ingresso delle acque, la sala operativa, il sollevamento, la grigliatura di sabbiatura di isolatura delle acque, si procede verso la sedimentazione primaria, il comparto biologico, la sedimentazione secondaria, l'uscita delle acque. Poi c'è la parte dove c'è l'ispessitore, digestore, gasometro, cogeneratore, quindi la parte del trattamento dei fanghi, essiccazione e stoccaggio dei fanghi, e poi c'è la linea del trattamento terziario, quella per uso irriguo. Quindi è un percorso estremamente interessante per chi lo vuole vedere, per i cittadini, ripeto, e soprattutto per molte scolaresche che regolarmente lo visitano, con i programmi di educazione ambientale di Eduiren. Ecco, qua in queste due immagini vediamo la batteria di filtri a sabbia veloci del trattamento terziario, che permettono all'acqua depurata di ottenere caratteristiche di eccellenza ed essere riutilizzate per uso irriguo. E qua abbiamo il canale dove sono immerse le rastrelliere con le lampade a raggi ultravioletti, che hanno un'azione disinfettante e ossidante perché hanno un lavoro combinato con l'acqua ossigenata, quindi una ossidazione avanzata molto importante, che rende, appunto, riesce a demolire la stragrande maggioranza degli inquinanti ancora presenti. E questa è una foto molto importante perché si vede la qualità dell'acqua in uscita, cioè un'acqua assolutamente limpida, trasparente, ma soprattutto che risponde ai requisiti di qualità richiesti dalle normative vigenti per il riuso irriguo. A questo punto l'acqua trattata come trattamento terziario viene convogliata nel canale Pistarina, si riversa per gravità nella rete di canali e utilizzata dal consorzio di bonifica. Quindi siamo da rifiuto a risorsa. Una volta tutto quello che usciva da un depuratore era un rifiuto. Oggi, nell'ottica di economia circolare, con i moderni depuratori è possibile valorizzare quello che sino a pochi anni fa era considerato uno scarto, cioè l'acqua può essere riutilizzata per irrigazione, i fanghi possono essere riutilizzati come concime, il biogas è un combustibile, che si ottiene, ripeto, dalla digestione anaerobica dei fanghi. Ecco, stiamo arrivando alla fine. In questa ultime slide abbiamo alcuni numeri del servizio idrico integrato gestito da Iren, alcune cifre molto importanti. Qua vediamo quelle dovute alla potabilizzazione, che abbiamo visto nella prima parte di questo intervento, alle quali si aggiungono quelle per la depurazione. E con il dettaglio dei comuni emiliani e liguri serviti, circa 1,8 milioni di abitanti, con 9.500 km di reti fognarie, 289 impianti di depurazione, 817 fosse IMOF, eccetera, eccetera. Quindi un lavoro molto, molto importante per depurare tutte le acque reflue di queste regioni. E quindi vorrei ricordare che le acque depurate, a partire dagli anni 70, hanno progressivamente migliorato la qualità dei corpi idrici recettori, quindi dei fiumi, dei laghi e dei mari, e alla fine dei mari, perché tutti
diciamo, i corpi fluenti arrivano poi alla fine al mare, e quindi se oggi è possibile la balneazione nei lidi cittadini, dove un tempo era vietato, lo si deve al lavoro degli impianti di depurazione. E concluderei con una riflessione molto importante. Le epidemie idrodiffuse sono state debellate nei paesi sviluppati circa un secolo fa con la potabilizzazione delle acque, a cui si è aggiunta in tempi più recenti la depurazione dei reflui, trattamenti considerati una delle più importanti conquiste per la tutela della sanità pubblica. Vi ringrazio, vi saluto e alla prossima lezione.